del 2019, poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco. La Sicilia sarà protagonista di questo aumento. Voglio fare lo stesso sia per il 2020 che per il 2021 per recuperare gli anni di blocco del passato. Siamo investendo in telecamere, in fondi ai comuni per il controllo dello spaccio di droga, dei quartieri popolari. Senza miracoli, però sono felice di quello che ho fatto in questi mesi al governo. Sicuramente qua c'è un'emergenza lavoro che deve coinvolgere tutte le parti in causa, perché la criminalità si infila laddove c'è disperazione e c'è disoccupazione. Il lavoro per Genova, per la gran parte della Sicilia, è la priorità. Ministro, oggi altra puntata dello scontro con il Movimento 5 Stelle sul caso Siri. Non ho nulla da aggiungere, occupo il mio tempo lavorando e non polemizzando. Un bilancio di questo tour elettorale siciliano? Bello, emozionante, non mi sarei mai immaginato piazze come quelle che ho trovato ieri a Corleone, a Monreale, a Magheria, a Caltanissetta. Impressionante, quindi vuol dire che c'è fiducia, c'è orgoglio, c'è voglia di cambiamento, non c'è rassegnazione. Ecco, l'importante è che non ci sia rassegnazione, anzi c'è speranza. Poi domenica è il bello della democrazia, vediamo. A Gela ha sempre governato la sinistra, tranne la parentesi 5 Stelle, è durata poco e finita male. Questa strana alleanza tra Procetta e Biciclè che ci riporta al passato, e sarebbe per me motivo di orgoglio avere un sindaco leghista. Cosa potrà dare la Lega? Come buona amministrazione noi lo dimostriamo in tanti comuni, in tante regioni, noi lo abbiamo da tanti anni, quindi attenzione alle periferie, ai servizi di base. Io anche stamattina ho incontrato degli imprenditori vicino a Motta, sia della provincia di Catania che di Agrigento. Il problema sono molto semplicemente le strade, l'illuminazione, l'acqua, la rete internet, quindi non miracoli ma piccole cose che però cambiano la vita. Ministro, lei è venuto un anno fa per il discorso del porto, un porto chiuso, un porto che ancora è chiuso. E siamo ancora allo stesso punto dell'anno scorso, sia a livello locale che soprattutto a livello nazionale. Ne parlerò con i colleghi competenti, perché non solo il porto di Gela ma anche strade, statali, ferrovie, siamo fermi, siamo troppo fermi, sono troppi cantieri fermi, quindi chiederò al ministro dei trasporti dei 5 Stelle che intenzioni ha. È stato qua qualche giorno fa il ministro Toninelli e ha detto che la colpa sostanzialmente è di una regione siciliana che blocca tutto e rallenta tutto, ma è possibile rimballarsi sempre le responsabilità da Roma a Palermo e viceversa? Potrebbero sedersi intorno a un tavolo tutti e due e mettersi d'accordo, perché io poi sono in mezzo sempre gli imprenditori che si lamentano, i sindaci che si lamentano, gli operatori, gli agricoltori che si lamentano, i cittadini che si lamentano. Se uno fa il ministro, fa il ministro, si mettono intorno a un tavolo, se serve li metto d'accordo io, l'assessore dei trasporti della regione, il ministro dei trasporti del governo, venissero a Gela e dessero una risposta. Senta, una cosa che vorrà dire ai gelesi, senza anticipare quello che dirà nel comizio, ma una in particolare a questa città, cosa sente di dire Salvini? Innanzitutto grazie, perché l'accoglienza che sto avendo qua in Sicilia è per me emozionante, e solo qualche anno fa sarebbe stata inimmaginabile. E poi di guardare come funzionano le città governate da Renzi da tanto tempo. Settimana scorsa c'è uscita la graduatoria dei governatori più apprezzati d'Italia e i primi tre sono i tre governatori della Lega, quindi vuol dire che quello che riusciamo a fare a Milano, a Verona, a Udine lo possiamo fare tranquillamente anche a Gela. Replicandolo anche con i sindaci? Spero da lunedì. Dopo le europee ci sarà la crisi? No, cambia l'Europa,